Salve a tutti, bentornati su Polvere Fumetti e bentornati alla vostra forse rubrica preferita dove vedete diventare ogni settimana più povero della precedente. Piccolo piccolo questo videino, proprio sono uscite 3-4 cosine carine carine, però come al solito alcune di un certo peso, di un certo rilievo. Come sempre, se ci fosse qualcosina di interessante che volete recuperare da questi fumetti, li trovate qua sotto in descrizione per poterlo fare su Amazon, altrimenti come sempre vi aspettano belli belli freschi freschi presso la nerderia di Pavia. Anche qua tutti gli indirizzi, tutti quanti i numeri sono qua sotto in descrizione. Allora, praticamente ci sono soltanto manga, praticamente c'è solamente una cosa francese, però il resto sono tutti quanti fumetti giapponesi, quindi ottimo, ottimo direi, sono abbastanza contentino di questa cosina. Non ho voluto balzare la settimana dopo perché so già cosa esce settimana prossima, sarà un massacro, per cui ho detto no, facciamolo comunque tranquillo, piccolino, contenuto, e poi dopo pensiamo anche settimana prossima. La roba francese di cui parlavo, che purtroppo praticamente non posso mostrarvi niente di questo fumetto, anzi devo stare anche attento e censurarvi la copertina, è finalmente il nuovo fumetto di Bastien Vivet, pubblicato da Comic Con Edizioni, ed è Svuoto Mentale. Questo libricino piccolino piccolino della collana Fumetti Zozzi, che a me piace un sacco, sono già usciti diversi fumettini, io vi consiglio sempre Meloni di Rabbia, sempre di Bastien Vivet, che è un fumetto bellissimo, al di là del fatto di appunto essere praticamente fumetti ironico pornografici, mettiamola giù così, che però hanno sempre anche un bel, come dire, un bel core alla base, in particolare Meloni di Rabbia. Questo Svuoto Mentale invece è un pochino più leggero, con questi due personaggi, questi due protagonisti fondamentalmente, due vecchi amici che si ritrovano, uno dei due totalmente disperato e non capiamo ancora, non si capisce il motivo fondamentalmente, ecco, andando avanti nella storia invece è chiaro qual è invece il problema. Si parla un po' di, come dire, situazioni familiari, si parla di come vengono viste anche un po' le donne all'interno di quella che può essere una famiglia non del tutto convenzionale. Ragazzi, si tratta di fumetti un po' particolari, ecco, mettetevi conto che Bastien Vivet è uno che ci va giù un po' pesantino con certe cose, ma in maniera fine a se stessa, e questa è una cosa che purtroppo gli è costata anche di recente dei grossi problemi a livello, come dire, di relazione con il pubblico, gli è stato impedito di portare avanti la sua esposizione ad Angoulême, ha ricevuto minacce di morte, è stato accusato di pedofilia, insomma tutte cose che, se si legge un minimo i fumetti di Bastien Vivet, se si cerca di capire un minimo quello che c'è oltre un seno prosperoso o come dire, dei personaggi particolarmente dotati, ecco, si capiscono queste cose. Capisco che può essere un'ironia anche un pochino pesante per certi versi, lo comprendo benissimo, però insomma vi faccio vedere quello che può essere già un assaggio di quello che può accadere. Però insomma, ripeto, si tratta di, ecco, spero non si sia visto il pipolo, si tratta di roba molto molto particolare, molto molto strana, però ecco, Bastien Vivet è uno di quegli autori che dovreste proprio scoprire, dovreste proprio leggere, soprattutto ecco se non volete buttarvi subito su cose così pesanti. Io consiglio sempre Last Man, è uscito di recente anche il bellissimo L'ultimo weekend di gennaio, che racconta appunto la bella, come dire, l'esperienza di un fumettista durante proprio la fiera di Angoulême, che si mescola poi con questa storia d'amore fra questi due personaggi. È veramente un autore fenomenale, quindi date un'occhiatina ai suoi lavori più importanti, più, come dire, impegnati quasi sotto un certo punto di vista, però scopritevi anche questi bei fumettini, queste cosine qua che sono un sacco carine, molto molto appunto un po' taglienti, un po' così, però sono molto molto interessanti. Poi facciamo questo bel saltone passando a Star Comics, per cui è uscito il quinto e penultimo numero di Sanctuary di Shō Fumimura e Ryōichi Ikegami.
pubblicato da Star Comics in Italia. Questo appunto è il quinto numero di 6 di questa bellissima storia. A me piace veramente, veramente un sacco, benché abbia un paio di numeri ancora in arretrato. Mi piace veramente molto appunto come si mescolano le storie di questi due protagonisti, uno dedito insomma a questa scalata sociale, scalata politica anzi, per arrivare appunto ai vertici del governo giapponese, mentre l'altro lo stesso percorso ma per invece arrivare ai vertici della malavita organizzata appunto giapponese. Un fumetto spettacolare, veramente veramente splendido. Quindi anche qua dovreste proprio scoprirlo. Magari non è anche qua tra le cose migliori per approcciarvi a qualche cosina di un pochino più impegnato, diciamo, oltre ai soliti fumetti shonen, diciamo, quelli un pochino più accessibili, soprattutto per un pubblico un pochino più giovane. Però è veramente qualcosa di splendido. A me piace veramente, veramente un sacco. Mi piace soprattutto come è disegnato. Insomma, Ryuichi Kagami è un autore che, soprattutto nell'ultimo periodo, scusatemi, soprattutto le ultime pubblicazioni proprio di Star Comics con i volumi Oen e Ryuko, sì, e Yuko, scusatemi. Si può appunto scoprire meglio tramite appunto queste storie brevi che ci raccontano la sua, come dire, la sua evoluzione come autore, ma soprattutto come artista, in particolare in quei due volumi, trattandosi di storie che lui ha semplicemente solamente disegnato sulla sceneggiatura, sulla scrittura invece di altri autori. Questo però è veramente splendido, veramente mi trovo molto molto d'accordo con chi lo definisce un Gekiga moderno, un fumetto che parla appunto di, come dire, temi drammatici sotto un certo punto di vista, quindi che si discosta nettamente appunto a quello che invece è più il fumetto di intrattenimento. Mi piacerebbe un sacco poter mettere le mani su Crying Freeman. Veramente, quando finirò appunto di leggere Sanctuary, mi piacerebbe molto poter recuperare appunto anche Crying Freeman. Soprattutto perché è scritto da Kazuo Koike, l'autore di Lone Wolf and Cub, e quello veramente mi interesserebbe molto da leggere, da recuperare, e appunto ci farò un bel pensierino quando avrò terminato di leggere appunto questo Sanctuary. Costa €15, però è, ripeto, uno di quegli investimenti che vanno fatti, secondo me. Ripeto, sono contentissimo anche qua che Star Comics lo abbia ripubblicato anche in questo bel formato. A me piace molto, soprattutto la grafica delle copertine, lo trovo molto molto elegante, con questi dettagli in oro, appunto in copertina e anche in retro. Veramente molto molto bello, mi piace un sacco, ripeto, è molto elegante, mi piace molto anche per questo, quindi ripeto nuovamente, recuperatelo, dateci un'occhiatina, è molto carino anche, lo sto leggendo un po' così a spizzichi e bocconi, Trillion Game, sempre di Ryuichi Kagami, disegnato però, scritto dall'autore di Dr. Stone, adesso purtroppo non mi viene in mente come si chiama, però è veramente carino, veramente interessante anche quello lì, una roba un po' diversa, però è anche quello lì molto 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 carino. Passando a Planet Manga, insomma, ci sono un paio di uscite piuttosto, piuttosto interessanti, io però prima farei vedere questo perché è uscito un bel bundle che raccoglie due nuovi fumetti di un autore a cui mi sono avvicinato molto negli ultimi anni, che mi ha quasi stregato, soprattutto con la sua uscita di Noin, questo bel fumetto che rielabora un po' quello che è il periodo della Seconda Guerra Mondiale, in particolare di tutto ciò che avvenne dal lato dei nazisti. E appunto Panini ha pubblicato insieme questi due titoli di Tsutomu Takahashi, ovvero Jumbo Max, eccolo qui, e poi Guitar Shop Rosie. Voilà. Tutti e due molto interessanti, pubblicati in questo bel bundle che li raccoglie entrambi. Dovrebbe uscire anche una variant di Guitar Shop Rosie con un bel plettro in allegato. Me la recupererò appena uscirà. Prezzo di €15 per appunto questo bundle, che all'interno ha anche una simpatica cartolina, che adesso vediamo un po' com'è. A me piace molto, soprattutto, ripeto, dal punto di vista grafico, perché ha questo stile molto molto sporco, questi disegni, soprattutto per esempio per quanto si riguarda i capelli, i vestiti, una roba che mi ricorda molto il Takehiko Inoue di Vagabond soprattutto,
però a me piace molto proprio per questo stile molto, molto particolare. E sono curiosissimo di leggere queste due storie che sembrano essere molto, molto interessanti, e soprattutto capire come questo stile di disegno viene sfruttato appunto per storie di questo tipo. Viene data in allegato anche questa simpatica cartolina, molto, molto carina, devo dire, dedicata a Guitar Shop Rosie, che insomma, da come può si può intendere, insomma, è un fumetto che ovviamente parla di musica, quindi su di me ha già un piglio piuttosto interessante. Appunto, una storia di questi due ragazzi, Angus e Malcolm, già i nomi, insomma, potrebbero fare, come dire, saltare all'orecchio immediatamente, e già ovviamente anche dal font del logo sono evidenti richiami agli ACDC. Questi due protagonisti che hanno fondamentalmente un negozio di chitarre, un negozio per aggiustare e sistemare le chitarre. Guardate che figate, già mi piace nei riferimenti appunto ad altre band. In questo caso ovviamente si tratta dei Kiss, benché non si tratti del mio genere, però ripeto, i fumetti di questo genere a me fanno sempre molto molto piacere, mi fanno impazzire. Guardate che peso che viene, come dire, viene dato a questi dettagli, a queste vignette, proprio grazie allo stile, alla regia di Tsutomu Takahashi. Insomma, sono veramente, veramente molto, molto curioso di leggerlo. Mi piacciono un sacco anche queste pin-up, queste illustrazioni. Mi piacerebbe capire se esiste anche un artbook di Takahashi. Però, insomma, è veramente... veramente molto molto interessante. Questo qua lo leggerò sicuramente nei prossimi giorni, perché mi attira veramente veramente un sacco. Allo stesso tempo mi attira molto anche Jumbo Max, questa storia che, da quanto ho capito, l'ho presa così, come dire, molto sull'onda proprio dell'arrivo di questi altri fumetti di Tsutomu Takahashi, che riguarda invece un altro aspetto, quello che è l'aspetto medico-farmaceutico, perché se non ho capito male, si tratta proprio di questa storia, di questi personaggi che inventano, se non ho capito male, un farmaco per fondamentalmente sopperire a quelle che possono essere, diciamo, delle problematiche di erezione, mettiamola giù così, di noi maschietti. Già questa idea a me ha folgorato. Quindi anche qua ho detto, no, voglio assolutamente vedere come si procede, come va questa storia di Viagra fondamentalmente. Però è, insomma, anche qua lo stile grafico è sempre lo stesso, è sempre interessantissimo. Non ho capito quando sono state pubblicate queste storie rispetto a quelle già uscite appunto di Takahashi, però ripeto, l'approccio è sempre lo stesso ed è sempre proprio quello che a me piace appunto di quest'autore, e quindi anche questo qua sicuramente me lo leggerò nei prossimi giorni e vi farò sapere appunto cosa ne penso. Ma questo non è l'unico bundle che è uscito questa settimana, perché sicuramente, insomma, il fulcro, diciamo, di questa settimana è tutto quanto, soprattutto da parte, diciamo, dei collezionisti, è tutto quanto verso un'altra uscita legata ovviamente a Berserk, a Kentaro Miura, che è il bundle, che questo ho già aperto, che raccoglie al suo interno Duran Key, un fumetto scritto e disegnato, anzi prodotto, come si legge in copertina, so che è di sceneggiatura, la sceneggiatura è proprio di Kentaro Miura, e disegnato dallo studio Gaga, lo studio che adesso curerà, sotto la supervisione di Koji Mori, tutta quella che sarà la conclusione di Berserk, fondamentalmente. Sono molto molto curioso, perché insomma lo stile è ovviamente quello di cui siamo stati abituati dagli ultimi numeri di Berserk fino appunto anche agli ultimi capitoli usciti, che a me non dispiace neanche così tanto, sarò completamente onesto, ma soprattutto mi intrippa il contesto, perché si tratta di questa storia ambientata a metà fra la mitologia comunque ellenica, la mitologia classica, quella greca, e invece quella mesopotamica, che anche qua è una roba che a me ha sempre affascinato molto. Sono proprio degli aspetti di storia, insomma, un po' anche la nostra fondamentalmente, che a me hanno sempre molto interessato, e appunto sono molto molto curioso anche di leggere questa storia. Ovviamente è
un volume unico, in quanto la storia è stata interrotta proprio dallo studio Gaga dopo la scomparsa di Hindi Miura, in quanto era, come dire, qualcosa di solo Miura, mettiamola giù così, e loro hanno voluto rispettare appunto questa volontà. Magari probabilmente non avevano, come è stato invece nel caso di Berserk, non avevano altri scritti, non sapevano insomma come avrebbero potuto continuare a raccontare questa storia. E, o magari volendosi concentrare unicamente proprio sulla lavorazione di Berserk, metterci magari tutta la più cura possibile immaginabile appunto per rispettare le volontà di Miura sul suo capolavoro. Una cosa molto molto interessante è che il volumetto raccoglie nelle sue ultime pagine tutta una serie di approfondimenti, di bozzetti, di schizzi. Questa è una roba che a me mi fa veramente andare in brodo di giuggiole. Con appunto un sacco, veramente un sacco di disegni, bozzetti, appunto tutti quanti riguardanti, soprattutto, ripeto, sembra la guerra di Troia, in quanto queste pagine raccolgono quello che è l'idea Amazones, quella che è l'idea attorno a cui poi si è sviluppato concretamente proprio tutta la storia di Duranchy. Guardate che belle. E c'è anche appunto tutta la sceneggiatura di questo Amazones, di questa idea appunto di partenza per la storia. Bellissime, veramente bellissime. Guardate che belle pagine, che belle illustrazioni. Insomma, sono anche di questo molto molto curioso. È un po' un peccato, insomma, perché i presupposti sembrano essere veramente fighi, veramente, veramente molto, molto interessanti. Però, insomma, sappiamo bene com'è la situazione e dobbiamo farcela andare bene così. Purtroppo l'è andata così. E ovviamente nel bundle con appunto il primo numero di Duranchy è anche compresa la variant del primo numero di Berserk. Questa è una variant bellissima, veramente, a me piace veramente molto. Con questa bella illustrazione in prima di copertina, che ovviamente continua sul retro, mostrandoci appunto Gatsu e Griffiths in tenuta da combattimento, pronti insomma a dare battaglia in queste due bellissime pose. Veramente splendido, mi piace come questo dettaglino, questa stronzata, non si veda niente del loro volto sotto i loro elmi. E poi eccoli qua. I loro occhi protesi verso quelli che sono i loro rispettivi obiettivi. L'interno è ovviamente quello, il Berserk, insomma, a cui siamo abituati, che abbiamo conosciuto fino ad ora, presa solamente perché, insomma, era dentro il bundle. E poi è, ripeto, molto molto bella, a me piace veramente molto. Nulla togliere alla variant del 41esimo numero, anche quella sicuramente molto molto bella, però questa qua mi piace veramente molto. Disponibile ovviamente solamente all'interno del bundle, che costa 10,90 euro, se non mi ricordo male. Esatto, il bundle invece dei fumetti di Tsutamu Takahashi costa 15 euro, che alla fine è il prezzo che paghereste per i due volumetti sfusi, quindi si può andare assolutamente super super tranquilli. Ripeto, sappiamo benissimo di cosa si parla Berserk, insomma non sto qua purtroppo a dilungarmi, però non ho finito di parlare di Berserk perché ci sono cascato un'altra volta e io non ho saputo dire di no anche al secondo volumone della Deluxe Edition. E sinceramente l'ho preso più che altro perché ho visto un po' come va con le tirature appunto di questi volumi. Ho detto: guarda, non vorrei mai ritrovarmi a distanza poi di qualche tempo a dire: sai cosa? Lo vorrei prendere, lo vorrei recuperare, perché comunque ci tengo soprattutto al fatto che sia pubblicato esattamente come è stato concepito appunto da Miura, con la lettura alla orientale e non all'occidentale. Mi piace anche il fatto di avere insomma delle belle pagine su queste belle paginone enormi. L'edizione è bella, è molto molto bella, non c'è poco da star lì, insomma, a me piace molto. Tutto sommato anche il prezzo, quando è uscito il primo numero ne abbiamo parlato, sono sì 50 pagnotte, però ne dovrebbe uscire veramente uno ogni tot, forse il terzo potrebbe uscire con una pubblicazione un pochino più ravvicinata proprio all'uscita del secondo numero.
Però ripeto, è bella, è fatta bene, mi piace, sono contento di avere finalmente appunto queste belle paginone per potermi leggere, insomma, questa splendida storia, rileggere anzi questa splendida storia su questi bei volumoni. A me piace poi, mi piace molto queste edizioni in pelle umana che sembrano proprio dei grimori, insomma, dei libri antichi, dei libri di magia. Queste cose qui a me piacciono molto, c'è poco da star lì. Ci sono anche alcune pagine a colori in conclusione all'albo con le illustrazioni dei volumetti raccolti all'interno appunto di questi volumi, che raccolgono tre numeri della Bears Collection all'interno di ognuno di questi bei mattoncioni. Insomma, non so cos'altro dirvi. A me convince, a me piace, e insomma, finché ne avrò la possibilità starò al gioco, perché insomma è una bella edizione, ripeto, non sarà necessario dirlo, ma nessuno mi paga per dirlo, lo penso davvero, mi piace, sono contento un po' di riuscire a rileggermi anche Berserk in questo modo, ripeto, rispettando soprattutto quello che è l'idea di Miura, come è stato pubblicato, perché mi dà un po', mi ha dato fastidio scoprire che mi sono letto tutto quanto Berserk e poi è tutto quanto specchiato. È una mia fisima, come per Akira. Però appunto, se, come vi ho detto in occasione dell'uscita del primo, se ne avete la possibilità, se ci tenete, se volete appunto leggervi questa storia, come è stata ideata, come è stata concepita, oppure semplicemente se la volete in una bella edizione, ripeto, c'è poco da star lì. Ecco, per me è proprio bella, bella, bella. E Panini ha fatto un bel lavoro con questa bell'opera dedicata appunto al fumettone di Kentaro Miura. Fatemi sapere cosa avete letto e comprato voi nel corso di questa settimana. Mi raccomando, i commenti sono qua sotto a vostra disposizione, come sempre, per potermi far sapere. In descrizione ci sono appunto i link anche per recuperare questi fumettini e qualche altra chicchettina che vi consiglio appunto di recuperare sempre su Amazon. E in descrizione ci sono anche i miei indirizzi, come sempre, Facebook, anzi Instagram, ormai Facebook devo ricordarmi di non dirlo neanche più, per potermi appunto seguire in tutti i miei gargarismi sui fumetti. Io vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli!